Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video, un video super super richiesto dopo l'ultimo video in cui vi ho parlato dei nuovi prodotti per la base Mulac Cosmetics. Molte di voi mi hanno contattato in direct su Instagram per chiedermi di girare questo video che sarà, come avrete letto dal titolo, un video confronto fra questi due fondotinta in stick qui, il fondotinta di Neve Cosmetics a cui ho già dedicato un video in cui l'ho provato per una giornata intera, l'abbiamo testato, ne abbiamo visto la durata, l'applicazione e tutto il resto, vi lascio casomai le schede. E ho fatto anche un video confronto con questo e l'altro fondotinta, il Creamy Comfort di Neve, vi lascio anche quello nelle schede, e il fondotinta in stick di Mulac. Anche su questo ci ho fatto, appunto, come vi dicevo all'inizio, un video, vi lascio la scheda in cui l'ho applicato insieme a tutti gli altri nuovi prodotti. Abbiamo fatto anche su questo uno stress test, se vi interessa andate a guardare questi video. Comunque intanto vi mostro molto velocemente nelle immagini che seguiranno questi due prodotti, come si presentano, gli inci magari se vi possono interessare, e poi andiamo a procedere con l'applicazione. Il fondotinta Star System di Neve Cosmetics si presenta in questo packaging lilla con il marchio dell'azienda da un lato e le specifiche del prodotto dall'altro, compreso inci e grammatura. Il fondotinta Slay the Game di Mulac Cosmetics invece si presenta nel loro classico packaging nero opaco con il tappino damascato. All'interno, su base lucida, troviamo la scritta Slay the Game, ma le altre specifiche del prodotto non sono riportate sullo stick, ma sul cartoncino nero in cui è contenuto lo stick stesso. Sullo stesso cartoncino, oltre all'inci, troviamo la grammatura, il PAO e tutte le altre specifiche del prodotto. Queste sono le quantità di prodotti inserite all'interno dei packaging. Per Mulac parliamo di 9 grammi, per Neve di 4 ml. Vi mostro gli swatches dei due fondotinta sul mio braccio con flash e luce artificiale. Il fondotinta di Mulac sembra notevolmente più scuro rispetto a quello di Neve Cosmetics. E vi mostro anche i due swatches a luce naturale. Il Creamy Comfort di Neve contiene 4 ml di prodotto per 12 mesi di PAO per un costo di 14,90 €, mentre Slay the Game contiene 9 grammi di prodotto per un PAO sempre di 12 mesi, un costo di 19,90 €. Il motivo per cui molte di voi mi hanno chiesto di comparare questi due fondotinta e per cui anch'io avevo pensato di fare un confronto anche prima delle vostre richieste è che, a parte, si tratta di due fondotinta in stick, è la prima similitudine che viene da fare anche solo guardandoli, ma poi perché entrambi si presentano come sostituti o come modernizzazione dei pastic, diciamo così, che venivano utilizzati per le star di Hollywood per rendere la loro base perfetta. E infatti entrambi sono presentati dalle due aziende come dei fondotinta dall'alta coprenza e dall'elevata performance. Un motivo per cui sarebbe interessante fare questo confronto è anche il fatto che dovrebbero essere due fondotinta dal buon inci, quello Neve sicuramente. Io non sono una grande esperta, ma comunque Neve fa tutti i prodotti naturali, e Mulac afferma che questo fondotinta è composto per il 100% di ingredienti di origine naturale. Io vi ho fatto vedere nelle immagini precedenti l'inci più da vicino, che è scritto qui appunto nello scatolo, perché non me ne intendo tantissimo, quindi se sapete dirmi voi se effettivamente questo fondotinta è fatto da buoni ingredienti, magari lasciate scritto nei commenti, così tutte possiamo farci un'idea nel caso in cui siate più esperte di me, ecco. Comunque andiamo ad applicare due fondotinta e vediamo come si comportano. Del fondotinta di Mulac possiedo la colorazione 04 Monica, mentre del fondotinta di Neve la Light Warm. Vi ho già fatto vedere nelle immagini che sono nettamente diverse. Io spero che
riuscirò a camuffare in qualche modo questa differenza. Questo neve è un po' più chiaro perché devo uscire, appunto. E farò una metà del viso con tutti i prodotti Neve Cosmetics, più che altro fondotinta, correttore e cipria, e l'altra metà del viso con prodotti Mulac Cosmetics. Procedo con l'applicazione. Utilizzerò per stendere entrambi la spugnetta Mulac che vi ho fatto vedere nell'altro video e che adoro. Allora, mi sembra che il fondotinta Mulac sia leggermente più coprente rispetto a quello di neve, e che mi vada a evidenziare un po' meno le zone un po' più secche, anche se nemmeno quello di neve lo fa in realtà, non mi evidenzia le zone secche, però quello di Mulac me le sulla pelle risulta ancora più levigante, ecco, quindi si percepisce proprio di meno alla vista rispetto a quello di neve, che nelle parti un po' più secche non dico che me le evidenzia, però non me le nasconde nemmeno. Invece quello di Mulac ha la capacità di nascondermele anche, mentre la zona dei pori è perfetta in entrambi i lati, sono abbastanza nascosti, non so se riuscite a vedere. Per quanto riguarda la stesura, si sono stesi entrambi abbastanza bene. Tra l'altro, non so se riuscite a vederlo dalla videocamera, perché in molte, dopo il video in cui vi ho mostrato i nuovi prodotti Mulac in azione, mi avete scritto che forse, questa colorazione qui per me fosse un po' scura. In realtà io da qui la vedo, perfetta, anzi anche leggermente chiara, anche se dallo swatch sul braccio, sembrava differente dalla colorazione di neve e, più scura. In realtà poi stesa sul viso, è praticamente identica, cioè io dal vivo almeno e anche dall'anteprima sulla videocamera non riesco a vedere la differenza fra i due, nonostante dagli swatches quello di Mulac sembrasse molto più scuro. E dato che abbiamo visto nell'altro video che il fondotinta Mulac non ossida e nemmeno quello neve, lo abbiamo visto nel video appunto dedicato al fondotinta di neve, dovrebbe rimanere così la mia base, quindi non dovrebbero esserci sbalzi di colori da un lato più che da un altro, quindi dovrei stare a posto. Vedremo di controllare anche questo durante l'arco della giornata. Ora quello che farò è andare ad applicare il correttore Demetra per le occhiaie per quanto riguarda la parte dedicata a Mulac e il correttore che non ha nulla a che fare perché non è aranciato, però volevo provare con questo, che è in realtà l'altra colorazione che ho preso dello Star System Foundation di neve, che è la Fire Neutral, che è molto chiara. Io l'avevo presa appunto per fare la zona delle occhiaie e dopo andrò a fissare il tutto con la cipria Sealed Deal White di Mulac dal lato di Mulac e la cipria Hollywood di Neve Cosmetics dal lato di Neve Cosmetics. Thank you.
Allora, abbiamo terminato la base. Quello che riesco a notare io dallo specchio è che dal lato di neve, con la cipria Hollywood, i pori risultano più levigati rispetto che al lato di Mulak, leggermente, ma c'è questa differenza. Ma dal lato di Mulak, anche dopo aver steso la cipria, le zone più secche, sono più nascoste rispetto che al lato di neve. Qui non è che siano evidenziate le zone più secche, però sono molto più nascoste dal lato di Mulak, quindi trovo che il fondotinta di neve sia più performante, ovviamente adesso a primo impatto, primo confronto appunto, per le zone più grasse, mentre quello di Mulak per le zone più secche. Andremo a vedere cosa succede durante la giornata. Comunque vi assicuro, perché sto guardando l'anteprima e mi sembra che abbia la faccia bianca, in realtà dal vivo non è così. Rispetto al collo è praticamente perfetta, lì sembra più chiara, non lo so perché. Comunque fidatevi, forse se mi allontano si vede meglio che il colore è giusto, sia da questo lato che da questo. A me sembra azzeccato, insomma. Comunque io adesso esco perché sono in ritardo, non riesco a finire neanche la base né nulla. Esco senza applicare altro sul viso perché devo andare assolutamente dalla dottoressa. E poi torno da voi, vi faccio vedere verso metà mattinata che cosa rimane di queste due basi, e iniziamo a cercare di capire effettivamente quali sono le differenze fra questi due fondotinta qui. Quindi, se vi può interessare, continuate a guardare il video. Ci vediamo dopo. Ciao. Eccoci tornati ragazzi, allora sono le 11 meno un quarto, mi sono dimenticata questa mattina di farvi vedere l'orario, erano più o meno le 9, quindi sono passate poco meno di 2 ore da quando ho registrato la prima parte del video e da quando quindi ho applicato questi due fondotinta sul mio viso. Il risultato è ancora buono, sono uscita, sono stata dalla dottoressa, ho fatto un giro dalla fruttivendola, ho comprato il mio chilo d'uva quotidiano perché, come saprete se mi seguite su Instagram, mangio chili di uva al giorno perché la adoro. Ho preso anche un po' d'acqua perché è iniziato a piovere proprio mentre stavo tornando a casa. Avevo anche l'ombrello, però ragazzi non mi andava ad aprire l'ombrello perché stavo a 30 metri da casa e ho detto vabbè, cammino. Mi sono anche un po' bagnata la faccia con la pioggia, però il fondotinta ha tenuto sia da un lato che dall'altro. Continuo a notare questa cosa, cioè il fatto che dal lato in cui ho applicato lo Star System i pori sono più nascosti rispetto all'altro lato, mentre dal lato in cui ho applicato Slay the Game sono più nascoste le parti più secche. Non so se riuscirete a vedere qualcosa, spero di sì. Ho soffiato anche più di una volta il naso perché mi cola quasi di continuo oggi, non so come mai, però a parte il fatto che ce l'ho sempre comunque un po' più rosso del resto del viso, il fondotinta non è andato proprio completamente via né da un lato né dall'altro. Ho indossato gli occhiali e mi sembra che dalla parte di Mulak si veda leggermentissimamente di più il segno, mentre dalla parte di neve non si vede quasi per niente. Ma anche qui è una cosa veramente irrisoria, almeno a guardarla dal vivo, ecco. Per il resto nessun problema di lucidità né da un lato né dall'altro. Sono molto confortevoli entrambi, quasi non li sento addosso. Hanno entrambi una elevata azione levigante, forse anche aiutati dalle cipre, insomma, che sono entrambe molto leviganti, almeno sul mio viso. Sin da subito, toccando la pelle, sentivo proprio questa sensazione di liscio, molto bella sia da un lato che dall'altro. Questo è uguale per entrambi i lati, non appiccicano nessuno dei due lati, non trasferiscono sulle dita nel caso in cui li tocchi e non vanno via. Avete visto, certe volte i fondotinta se sono troppo pesanti o se non si asciugano bene, sono un po' troppo grassi, se li toccate rimane la parte rossa perché si sposta anche con la cipria. In realtà in questi due casi non succede nulla.
Penso di avervi detto più o meno tutto quello che volevo dirvi su questi due fondi per il momento. La mia piega è andata a farsi benedire. Già stamattina era andata a farsi benedire dopo la notte, dopo che ci ho dormito sopra. Poi adesso ci ho pure preso l'acqua, quindi abbiate pietà di me, perdonatemi per i capelli. E per la faccia, perché non sono riuscita a truccarmi prima di andare dalla dottoressa, forse lo farò a breve. Adesso do una messa a posto a casa, poi magari metto un po' di mascara, mi faccio le sopracciglia che sono un po' inquietante con le sopracciglia così chiare. Un po' di contouring, non lo so, adesso vediamo se riesco. Ci vediamo fra un paio d'ore, credo, verso ora di pranzo, vediamo come si stanno comportando questi due fondotinta qui. Dopo. Eccomi tornata ragazze. Allora, sono passate altre 2 ore più o meno perché è l'una meno 10. Io ho fatto solo un veloce trucco sugli occhi e ho messo il lucida labbra. Non ho fatto contouring, non ho messo highlighter, non ho messo blush, non ho messo nulla sul viso, non ho ritoccato ovviamente, proprio perché non voglio compromettere la situazione, non voglio alterare quello che poteva essere la situazione della mia base. Voglio che si veda proprio come si stanno comportando i fondotinta sin da stamattina alle 9 senza l'aggiunta di altro, così almeno vediamo bene quello che sta succedendo. Io confermo il fatto che continuo a vedere che i pori dalla parte di Mulak sono leggermente più visibili rispetto alla parte di neve, però ripeto, non c'è niente di eccessivo, niente di brutto da guardare, semplicemente c'è questa differenza che io noto dei pori molto più nascosti nella parte dove ho applicato lo Star System e allo stesso tempo noto che le parti più secche sono un po' più evidenziate dalla parte di neve e non dalla parte di Mulak in cui invece sono molto più nascoste e levigate. Non noto per il momento alcuna reazione di lucidità nelle zone che tendono di solito a lucidarsi più facilmente del mio viso, che sono l'interno guance e la fronte. Ho fatto un aggiornamento delle mie stories su Instagram per farvi vedere appena applicati più o meno i fondotinta come risultavano sul mio viso. Molte di voi mi hanno risposto in direct dicendomi che vedono il fondotinta di Mulak molto più luminoso rispetto a quello di neve. Effettivamente questa luminosità in più la noto anch'io ora che me lo avete segnalato. Non è una luminosità eccessiva, non è un effetto molto molto visibile, insomma se ci si fa caso si vede effettivamente, però non è luminosissimo perché è un fondotinta semi matte, anche quello di Mulak. Ovviamente può cambiare texture se si applica l'olio di UV sotto, però io oggi non l'ho applicato appunto. L'ho applicato questa mattina in sede di skincare, ma su tutto il viso, quindi anche sulla parte in cui ho applicato poi dopo il fondotinta di neve. Vi parlerò dell'olio di UV e di come lo sto utilizzando, se mi sta piacendo o meno, a prossimi aggiornamenti delle stories Instagram o in altri video. Se vi può interessare, posso fare dei video dedicati. Fatemi sapere con un commentino qui sotto. Per quanto riguarda quindi la luminosità, effettivamente è un po' più visibile dalla parte del fondotinta di Mulak rispetto a quella di neve, che è un po' più opaca. Alcune di voi mi hanno proprio detto che mi spegne un pochino, non so, io non trovo che mi spenga, però trovo che effettivamente sia meno luminoso questo di neve. Nulla, penso di avervi detto tutto per il momento. La situazione del mio naso è ottima, contando che ho continuato a soffiarmelo, però sì, è effettivamente un po' più rosso rispetto al resto del viso, ma questo sempre, anche appena applicati i fondotinta, è così. Il rossore del naso raramente lo riesco a coprire.
Però non è andato, non sono andati via i fondotinta né dalla parte di Neve né dalla parte di Mulak. Niente, vi ho detto tutto per il momento, io mi riconnetterò con voi fra altre 2 ore, andiamo di 2 ore in 2 ore e vediamo che cosa succede passo passo. Se vi interessa vedere quello che succede sulla mia faccia con questi due fondotinta, continuate a seguire il video, tra l'altro è utile avere un tipo di pelle mista perché così possiamo vedere come si comporta. Portano i fondotinta sia sulla pelle un po' più tendente a lucidarsi, quindi un po' più oleosa, sia sulla pelle secca. Quindi continua a seguirmi se vi può interessare. A dopo. Eccoci ragazze, allora sono le 3. Vi ricordo che indosso questi fondi dalle 9 di questa mattina e andiamo a vedere un po' come si stanno comportando. Allora, la prima cosa che mi viene all'occhio, sia dalla anteprima che guardandomi nello specchio, è che hanno iniziato leggermente a lucidare, ma veramente poco. Forse dalla videocamera sembra un po' più accentuata la cosa, ma in realtà vi assicuro che dal vivo si vede poco. A lucidare un po' sulla fronte e mi sembra che la parte Mulak sia leggermente più lucida rispetto a quella di Neve. Ora cerco di farvi vedere. E per il resto più o meno la situazione è uguale a prima. Devo dire che l'effetto levigante dei pori della parte neve inizia a vedersi un po' di meno, mentre rimane perfetta la parte levigante, diciamo così, delle parti più secche da parte del fondo Mulak. Che altro posso dirvi? Ho indossato gli occhiali e quindi si vede il segno degli occhiali sia dalla parte di Neve che dalla parte di Mulak, però vabbè, questa è una cosa, è proprio il segno che si vede quasi sempre quando indosso gli occhiali. Per il resto mi sembra che sia sempre uguale la situazione, non hanno lucidato nessuno dei due nel centro delle guance. Al tatto continuano ad essere entrambi abbastanza asciutti, anche nella zona della fronte in cui hanno lucidato un pochino, non li sento sticky, non li sento appiccicosi, sono abbastanza asciutti. E nulla, non ho altro da segnalarvi, io direi che ci vediamo più tardi per un ultimo aggiornamento e per vedere un po' di tirare le somme, ecco. Ci vediamo dopo. Ciao. Allora, sono le 4:25 e la situazione più o meno rimane la stessa. È visibile sempre il segno degli occhiali che ho tenuto su fino ad ora perché sto lavorando al computer. La lucidità è rimasta più o meno quella di prima. Cerco di farvela vedere, anche se vi ripeto, in telecamera, almeno a vedere dall'anteprima, sembra più accentuato perché guardarlo dallo specchio non è proprio così eccessiva la lucidità, però leggermente c'è, ma allo stesso tempo se io lo tocco non sento nulla di appiccicoso, né da un lato né dall'altro, anzi la sensazione è proprio quella di pelle levigata. Così come anche per il resto del viso, se io lo tocco, me lo sento davvero molto molto levigato. Però il lato di neve, risulta, più opaco rispetto a quello di Mulak, che è più luminoso, non è più lucido, è proprio più luminoso. Al momento la situazione pori è uguale da ambo i lati, quindi il fatto che, all'inizio i pori erano più nascosti nella parte di neve, adesso lo noto molto meno. Più o meno sono la stessa cosa sia da un lato che dall'altro, mentre rimane sempre, secondo me, il fatto che dal lato di Mulak le parti più secche sono meno evidenziate. Adesso, da questo lato qui, a distanza di più ore, si iniziano proprio a evidenziare un pochettino le secchezze. Non so se riesco a farvi vedere qui. Il fondo mi è proprio entrato nelle pellicine, il fondo neve che ho in questa zona, mentre da questo lato io non vedo assolutamente nulla di evidenziato, addirittura nemmeno questa cicatrice da brufolo che mi porto dietro.
da mesi e non va via. Ormai ha preso proprio residenza stabile sulla mia guancia, non è affatto evidenziata. Alle volte se un fondo è troppo secco e lo metto su questo brufoletto vecchio, lo evidenzia, quindi si fanno tutte quelle crepe intorno al brufolo, un po' schifose, bruttine da guardare. In questo caso no. Il finish è molto naturale in entrambi i lati. Io li sento entrambi molto molto leggeri sul viso, e anche a guardarli la sensazione non è quella di mascherone, insomma, almeno ditemi voi, secondo me non lo è. Per ora quindi questa è la situazione. Ecco, hanno semplicemente lucidato un po' sulla fronte e quello neve ha iniziato un po' a appunto evidenziarmi le zone più secche. Quello Mulac è rimasto praticamente invariato, nessuno dei due ha ossidato, per fortuna. Stavo guardando meglio, spostandomi il ciuffo maledetto che non mi faceva vedere altre cose. Forse riesco a farvi vedere questo difetto, fra virgolette, del fondoneve di entrare un po' nelle pellicine. Più sulla fronte, sui laterali della fronte, perché io ho la parte centrale della fronte che si lucida tantissimo, mentre le parti laterali, le tempie, molto secche. Quindi forse riesco a farvi vedere che qui è entrato in tutti i buchetti della pelle e me li sta un po' evidenziando pure qui. Invece da questo lato non si vede nulla di ciò. Spero di riuscire a farvi vedere qualcosa. Ok, ragazzi, questo è quanto. Noi ci rivediamo, penso, fra un'oretta, un'oretta e mezza, per fare veramente l'ultimo aggiornamento stavolta e per tirare un po' le conclusioni a riguardo di questi due fondotinta. Ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi e ragazze, sono le 6 e un quarto, quindi diciamo che è ora di chiudere un po' il video, di tirare le somme, trarre un pochino le nostre conclusioni per quanto riguarda il test confronto di questi due fondotinta qui. Io direi che più o meno la situazione non è cambiata molto dall'ultimo aggiornamento, la fronte è ancora un po' lucida, ma non ha lucidato molto di più rispetto a qualche ora fa. Ha lucidato leggermente il mento, sia da un lato che dall'altro, però al centro delle guance non hanno lucidato per nulla, nessuno dei due. Continuo a vedere che la parte di neve mi segna un pochino le zone secche, mentre questa di Mulac non me le segna affatto. Al contrario, da questo lato forse c'è un principio piccolissimo di lucidità nell'interno della guancia dove ho più pori, ma proprio piccolissimo se proprio ci vado a guardare da vicino. Il lato Mulac è, come mi avete fatto notare nelle stories di Instagram, un po' più luminoso, mentre questo di neve è più matte. Possiamo guardare anche un pochino i correttori, come si sono comportati. Entrambi non mi sono entrati nelle pieghe sotto l'occhio e non mi hanno creato brutti effetti. La sensazione che provo toccandoli è sempre una sensazione di pelle asciutta. Ma ovviamente non secca, anche appunto lì dove si sono lucidati. Forse adesso sulla fronte, toccandola con le dita, sento un pochino di più di presenza dei prodotti, nel senso che prima erano un po' più asciutti, adesso si sente anche non solo guardando, ma anche toccando con le mani un pochino di texture dei prodotti in più. La coprenza in entrambi i casi ha retto. Forse un po' di più nel lato Mulac. Prima non mi sembrava di vedere troppo questa imperfezione qui dal lato di neve. Correggetemi se sbaglio, può essere che mi stia sbagliando. Però in generale, sin dall'inizio, la coprenza di entrambi è stata media, sicuramente modulabile. Se avessi fatto più applicazione avrei avuto molta più coprenza da entrambi i lati, ma questo lo abbiamo visto nei video a cui ho dedicato delle recensioni più specifiche dei prodotti che vi ho linkato nelle schede precedentemente. La mia impressione quindi finale su questi due fondotinta è
che il fondotinta di neve è un fondo più adatto a pelli grasse, mentre quello di Mulac può andare bene anche su pelli un po' più secche. Questa è la percezione che ho io, almeno così a primo test di confronto. Secondo me chi ha una pelle più grassa può benissimo andare per il fondo di neve. Il fondo Mulac secondo me è ottimo per pelli un po' più secche, però ribadisco, anche nelle parti del mio viso in cui ho più tendenza a lucidare, che sono quindi un po' più grasse, non si è comportato affatto male, mentre per quanto riguarda il neve, nelle parti più secche a lungo andare mi ha evidenziato un pochino le pellicine, le imperfezioni. Questo di Mulac non mi ha evidenziato di più i pori. Quello neve all'inizio me li aveva nascosti un po' meglio, poi dopo però durante le ore quella levigatezza dei pori che aveva dato è andata scemando, mentre quello di Mulac è rimasto sempre uguale in tutta la giornata. Non dico che quello neve non sia un buon fondo, dico solo che se avete la pelle secca, ma molto secca, secondo me non fa per voi, nel senso che potrebbe andare ad evidenziarvi un pochino le pellicine. Lo ha fatto con me, che non ho una pelle eccessivamente secca. Io ho una pelle ultimamente normale perché la sto curando un sacco, però ecco, ci sono delle zone un po' più secche, come le zone proprio all'esterno del viso. Qui andiamo a controllare da questo lato, vedete che ha comunque evidenziato un po' di più rispetto al Mulac, cioè il Mulac non mi ha evidenziato affatto le zone più secche, e i pori stanno in questo stato. Quindi ragazze, secondo me sta a voi scegliere il fondotinta adatto alla vostra pelle. Vi ripeto, il Mulac secondo me può andare bene per svariati tipi di pelle. Se avete la pelle mista è ottimo. Quello che percepisco io sulle zone anche più grasse del mio viso non crea grossi problemi neanche in quelle, quindi anche chi ha la pelle grassa secondo me potrebbe benissimo utilizzare questo fondo qui, magari andandolo a settare con una cipria ancora più opacizzante. Mentre se avete la pelle secca è secondo me spettacolare, cioè nelle zone in cui io ho la pelle secca si è comportato proprio perfettamente, sono levigatissime, non si vede la minima pellicina. Mi piace veramente tanto l'effetto che fa, ha retto benissimo alla giornata. Mentre di qui, vi ripeto, riesco a vedere di più le imperfezioni della pelle, almeno io, non so se mi sto sbagliando, magari, vi ripeto, ditemelo nei commenti, ma a me sembra che abbia perso leggermente in coprenza questo qui di neve, che però secondo me, se avete la pelle grassa e molto grassa, può aiutarvi tantissimo a controllare il sebo. Per cui ragazze, come ogni cosa, la scelta fra questi due fondotinta sta a voi, a vedere quale è il migliore per il vostro tipo di pelle. Io ho fatto questo test proprio per provarlo sul mio tipo di pelle, che è un tipo di pelle normale misto, però dato sì che ancora ho delle zone secche, delle zone più grasse, dico ancora, nel senso che sto cercando di prendermene cura e sto avendo degli ottimi risultati. Poi se vi va vi faccio anche un video sulla skincare, mi piacerebbe tanto, fatemi sapere se vi può interessare con un commento. Quindi avendo queste zone differenti in quanto a pelle, ho potuto vedere un po' la differenza fra i due, quindi secondo me quello di neve è adatto più che altro a persone che hanno problemi di pelle grassa. Quello di Mulac, vi ripeto, io lo trovo ottimo per tutti i tipi di pelle. Magari se avete la pelle troppo grassa, andate a settare bene il prodotto, cosa che non c'è bisogno di fare con quello neve perché questo è un po' più secco. Per quanto mi riguarda, sul mio tipo di pelle mi piace un po' di più questo qui di Mulac, proprio perché non mi va a evidenziare le zone un po' più secche che
ho ai lati del viso. Allora, ragazzi e ragazze, siamo giunti alla fine anche di questo test, che spero vi sia stato veramente utile. Mi avete chiesto in tantissime, mi state continuando a chiedere su Instagram quando lo pubblicherò. Io cercherò di montarlo il prima possibile, sperando davvero di esservi utile nella scelta fra l'uno o l'altro fondotinta. Fatemi sapere se questo video vi ha aiutato a togliervi qualche dubbio al riguardo, e se avete deciso di comprare uno di questi due fondotinta, fatemi sapere su quale dei due è caduta la vostra scelta. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi nel caso in cui non siate già iscritti. Un bacione e alla prossima, ciao!